Hola, hola, Mesherif, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di abbigliamento, in particolar modo di scarpe. Ho fatto un ordine, come vedete, abbastanza persistente di scarpe su questo sito che si chiama Quanticlo. Sono principalmente sandali, quindi scarpe estive, e le ho volute provare perché sono una selezione di The Lady, che è Eleonora Tani, che è una beauty blogger, influencer che adoro, che segue, mi piace tantissimo. Ha fatto una collab con questo sito selezionando appunto alcune delle sue scarpe preferite e raga, non ho resistito e ho comprato qualche scarpina, qualche sandalo appunto selezionato da lei. Quindi ve le mostrerò indossate e vi spiegherò un po' il sito, come funziona e come mi sono trovata. Ma prima di cominciare, se capite per caso, mi presento. Io sono Denise, sono una cantante makeup artist e in questo canale condivido la mia più grande passione per il beauty, il makeup e lo shopping, come vedi. Quindi se vuoi supportarmi, mi raccomando, iscriviti al mio canale, lascia un bel like e attiva la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Quindi, come vi dicevo, ho praticamente acquistato 4 paia su questo sito, che è un sito penso sia inglese, però ha il rivenditore italiano, quindi non pagate assolutamente la dogana e vi arriva nel giro di 24 ore. C'è scritto sul sito, a me è arrivato nel giro di 2 giorni, perché non so per quale motivo arriva con un corriere che è SDA, mi sembra, che è le poste. Cioè, non ho capito bene con quale corriere arriva, però fatto sta che mi è arrivato nel giro di 2 giorni, quindi sono abbastanza veloci. E le scarpe vi arrivano sulla scatola. Mi è arrivato quindi una bella scatola, un bel cartone con appunto tutte le scarpe imballate nella loro scatola, e all'interno trovate le scarpe con la sua bag, diciamo, questa, con queste pochette. Quindi vi parlo delle prime scarpe, il primo sandalo, che si chiama Thala, ed è questo sandalo super colorato, arancione, bello popping. Infatti, quando ho visto la selezione che vi dicevo appunto di The Lady, mi è piaciuto perché sono veramente delle scarpe super colorate e hanno dei modelli veramente molto alla moda, molto con delle, si tengono al passo appunto con le novità. Queste non sono le Thala, ma sono le Oxana. Mi sono spostata in realtà leggermente, così vi lascio poi le clip e i video, perché in realtà ho cercato di abbinare anche degli outfit con queste scarpe, che veramente sono molto molto carine. Allora, la qualità della scarpa diciamo che è buona, non è ottima, perché ci sono alcune rifiniture che non sono proprio eccezionali, però ne ho viste di molto molto peggio diciamo in giro per i siti, quindi direi che è un'ottima qualità prezzo. Queste sono costate 24,29 euro, e la taglia di queste come tutte le altre ho preso un 40. Io solitamente porto un 30, forse è meglio abbassare la suoneria del cellulare, scusatemi. Ok, vi stavo dicendo, di tutte le scarpe io ho preso un 40, solitamente porto un 39, ma ho preferito prendere una taglia in più per essere sicura che non fossero troppo strette, e devo dire che le ho zicate tutte. Queste, che sono le Oxana, hanno una punta quadrata, quindi squadrata, e hanno tutte la particolarità e la bellezza di questi sandali, che sono molto intrecciati appunto sul piede, danno quell'effetto molto sexy, secondo me molto bello. Sono comodissime, raga, comodissime, e ci sono di tantissimi colori, quindi non solamente arancio, ma ci sono veramente di tutti i colori, quelli che preferite. Io in realtà ho acquistato tutte le scarpe con uno sconto del 10% che aveva lasciato appunto The Lady, ma se seguite la loro pagina Instagram, che vi consiglio, lasciano sempre dei codici sconto, e siccome ci sono queste collab con delle beauty blogger influencer, trovate facilmente degli sconti, perché fanno appunto
queste collaborazioni, quindi devo dire queste super super approvate. Passiamo ora alle Camellia, che sono che è praticamente questo sabot verde glossato, un po' effetto vernice, non so, vinyl, chiamato, beh, insomma, lo vedete anche voi, ha la punta squadrata ed è veramente molto bello, fa la sua bella figura, ha questo tacco molto particolare d'effetto secondo me, e questo colore verde fluo d'estate secondo me una bomba. Queste devo dire che rispetto alle arancio che vi ho mostrato prima sono un po' più scomode da camminare. Quelle arancio, con quelle potete correre e fare la maratona perché sono veramente stra comode. Queste insomma, vi dico che effettivamente io ho fatto un po' fatica a camminarci con queste scarpe qua, però sono molto particolari e una scarpa così secondo me nell'armadio ci vuole sempre. È costato 26,99 euro, anche qui lo vedete indossato, anche qui vi lascio la clip così lo vedete indossata. L'ho abbinato ad un pantalone in pelle e un top nero, perché appunto solo la scarpa, solo indossare questa scarpa insomma vi fa l'outfit, quindi super super, fate veramente un super figurino con questa scarpa qui. È il turno ora delle Lorelei, che è questo sabot giallo canarino, quindi è abbastanza tenue come giallo, ma la particolarità di questo sabot, aspettate che ne prendo una sola, è questa catenina che va ad avvolgere appunto il vostro piede e vi dà un po' quell'effetto di cavigliera, è bellissimo, cioè io adoro. Poi guardate anche la particolarità del tacco così fatto un po' a clessidra, che è un modello che va tantissimo quest'anno, ho visto il tacco, si vede, lo vedo praticamente in giro dappertutto, veramente carino da abbinare con un vestitino, con i jeans come vedete che vi ho fatto l'abbinamento, e carine, comodissime anche queste nonostante questo tacco particolare, sono veramente super super comode. E mi ricordo che avevo fatto anche un sondaggio su Instagram, e se non mi seguite mi raccomando correte a seguirmi, e tantissime non erano piaciute tanto questa scarpa qua, ma credetemi, indossate fanno veramente una super figura e sono veramente super super comode. Costano 26,99 euro. Quindi mescerie super consigliate, anche le Lorelei. Ed infine mescerie abbiamo le Tala, che è questo sandalo gioiello fantastico. Come vedete indossato capite meglio come è fatto, ma è veramente strepito. Mi piace tantissimo perché dona subito luminosità alla gamba, dà un effetto super elegante da indossare con vestito oppure anche con un jeans e un cardigan. Questa scarpa da sola fa l'outfit, quindi potete abbinarci quello che volete, ma veramente meraviglia. L'unica pecca, ed è qui che vi dicevo appunto che la qualità non è proprio eccelsa, è che mi è arrivata praticamente dietro, c'è su una c'è la parte del brillante, sull'altro manca completamente, quindi qui vedete che manca un po' l'attenzione al dettaglio, però veramente fa una super figura. Io li indosso comunque senza alcun problema, veramente stupendo, e temo che non tarderò ad acquistare anche la versione rosa, però come primo colore ho detto preferisco scegliere questo blu metallizzato elettrico. È costato 27 euro. Quindi queste sono le scarpe che ho scelto appunto di Quantico in collaborazione con The Lady. A me sono piaciute veramente tantissimo, dalla prima all'ultimo modello che vi ho mostrato. Anzi, fatemi sapere se vi sono piaciuti anche gli abbinamenti che ho fatto con queste scarpe e se avete già provato anche il sito. Comunque io complessivamente mi sono trovata bene e ve lo consiglio, insomma è comunque un'ottima qualità prezzo, quindi super super contenta e li sfrutterò tantissimo perché sono tutte molto comode. Detto ciò, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile o vi abbia tenuto semplicemente un po' di compagnia. Fatemelo sapere con tantissimi like e noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao!